tempo di parlare. Allora, cominciamo a accennare un attimo a Lucio Battisti. Lucio Battisti è uno dei pochi artisti, vi racconterò delle altre cose molto importanti, che non ha imitato niente, assolutamente non ha preso le canzoni di altri o si è ispirato. Lui ascoltava della musica inglese, americana, e ha fatto un genere veramente unico e irripetibile. Ma ciò nonostante, ci fu una canzone che lui scrisse per noi, adesso vi facciamo ascoltare, che aveva un sapore molto americano. Lui amava molto due grandi artisti, Bob Dylan e Donovan. Lui ascoltava Bob Dylan e Donovan e si era immaginato di fare Bob Dylan italiano, in fondo in un certo senso lo è anche diventato. Allora, questa è una delle prime canzoni che ha scritto per noi ed è una canzone fatta con chitarra e la forza dell'armonica. L'armonica è uno strumento molto semplice che non si può spiegare. Io ho cominciato da bambino a suonare questa piccola cosa qua, non so che cosa succede, ma è un po' come fischiare. Era venuto talmente bene il disco, che in genere lui dischi li faceva per conto suo, è venuto talmente bene la nostra base, che poi in seguito mi telefonò e mi disse: Pedro, mi chiamava, no, Pedro, Pedro, mi piace la base, posso cantarla? Mi ha fatto anche lui un disco, no? Di una canzone di questo genere. Il viaggio, perché la canzone dopo parla di un viaggio.
il viaggio, io in questi anni qua ho viaggiato molto, viaggio molto come musicista, ma sapete, la differenza di quello che uno può pensare, noi andando in giro non vediamo assolutamente niente, cioè perché la nostra vita è, non so, aeroporto, ci vengono a prendere in macchina, poi ci portano in albergo e poi ci portano nel posto dove bisogna suonare, poi al ristorante e poi sì, non vediamo niente. Noi, io sono stato negli Stati Uniti, sono stato a New York, Boston, Chicago, sì, io poi mi differenziavo dagli altri perché cercavo di vedere delle cose. Siamo stati a Stoccolma, siamo stati a Berlino, ho dovuto prendere la mattina un camioncino e dire ragazzi andiamo a vedere almeno uno di Berlino, in effetti non si vede niente. Ma a parte questo, poi io mi sono ritagliato degli spazi in questi anni dove poi ho viaggiato molto, difatti i prossimi racconti saranno racconti di viaggio. Ho viaggiato molto e si può viaggiare, ci sono tre maniere secondo me di viaggiare. Una che è quella estrema, cioè quello che può fare Messner, che può fare i grandi, che possono fare i grandi esploratori, e lì bisogna avere veramente una forza interiore che pochi hanno. Poi c'è un altro modo di viaggiare che è quello tutto compreso, cioè uno va, fa il pacchetto, va in, non so, va in Africa, gli fanno vedere i Masai che ballano, poi invece dietro c'hanno un Rolex, e quindi uno non vive questa cosa in maniera profonda, cioè in fondo ritorna a casa abbastanza deluso. Poi c'è un terzo modo che io ho adottato, quello di viaggiare nella maniera più semplice possibile. Allora io ho sempre preso un sacco, mi sono avventurato, mi sono fatto tutta la parte amazzonica, ho fatto il Perù, l'Ecuador, ho visto da molte cose, in maniera molto semplice. Allora bisogna viaggiare con i mezzi della gente. Ci sono tre cose che bisogna fare, poi sono stato in Nepal, in Tibet, sempre da solo. Questa, ci sono due o tre cose molto importanti. La prima è quella che bisogna avere tempo, la seconda pazienza, perché non, pazienza nel senso che certe volte aspetti un camion che non passa per avere un passaggio. La terza è avere uno spirito di adattamento. Spirito di adattamento significa che uno può andare, non so, nella foresta equatoriana e pretendere di mangiare le spaghetti alla matriciana, devi assoggettarti a quello che c'è, a meno che ti porti 10 portatori con gli spaghetti, il pomodoro. Però queste sono le tre prerogative. In fondo non ci vogliono molti soldi, ma il viaggio, fatto come lo faccio io lo chiamo un viaggio terapeutico. Perché? Perché nella vita bisogna conoscersi. Allora, per conoscersi c'è chi va dall'analista, poi non tutti, c'è chi va dall'analista e fa delle grandi sedute psicanalitiche per poi scoprire che magari è un merito imbecille oppure una persona intelligente. Oppure ti metti alla prova. Io ho conosciuto me stesso attraverso i viaggi in solitario, mi sono trovato in situazioni molto precarie e ho capito chi sono, non tutto, però lo dico perché è un modo di conoscere se stessi molto importante.